Siamo pienamente d'accordo che in questo momento la cosa importante è agire subito. La bioeconomia circolare, intesa come rigenerazione dei suoli e come integrazione tra settori diversi per fare di più con meno e quindi disaccoppiare lo sviluppo dalle risorse, è un elemento chiave ed è un modo per creare laboratori a livello dei territori. Questo, dal nostro punto di vista è un elemento fondamentale, ma non c'è uno spazio a livello europeo per questo approccio sperimentale in cui tante realtà territoriali possono dare un contributo dal basso e questo è un problema molto grande per noi, specialmente per chi come innovatori abbiamo investito da anni in questa direzione, mentre vediamo che nella bioeconomia circolare l'Europa ha fatto molto a livello di ricerca. In questa fase invece in cui potremmo essere dei grandi attrattori e sviluppatori, siamo molto bloccati da approcci a silos anche da parte delle direttive europee. Vediamo invece Cina e Stati Uniti che proprio nella bioeconomia stanno spingendo pesantemente, imparando dall'Europa e trasformando questo in elementi economici. Noi potremmo invece nei nostri territori, sfruttando le nostre biodiversità, fare qualcosa di veramente eccezionale partendo dai territori e potrebbe essere un modello che l'Europa esporta anche a livello di Africa, di altri paesi, per creare nuovi tipi di approcci che partano dal basso e creano appunto interazioni tra settori diversi. Cosa ne pensa e cosa possiamo fare perché la bioeconomia circolare diventi invece un sistema di sperimentazione sui territori? Ne abbiamo veramente bisogno perché altrimenti gli innovatori sono totalmente bloccati da una situazione di bianco e nero, mentre noi siamo in grado di interagire con le università, con le imprese, con i territori, con la parte sociale, creando dei network territoriali, sfruttando le diversità dei territori e anche le competenze dei territori. Abbiamo bisogno dell'Europa che capisca che in questo momento invece l'approccio a silos delle varie direttive ci esclude completamente e noi non crediamo che l'energia rinnovabili, intese con un modello lineare, possano essere la soluzione. Noi dobbiamo diminuire l'uso delle risorse e i territori sono la chiave. Grazie. Io credo che se siamo in grado di utilizzare tutto quello che state sviluppando in tecnologie per l'agricoltura, se siamo in grado, grazie al mondo digitale, di mettere tutto a disposizione anche dai più piccoli produttori, loro possano utilizzare anche le tecnologie più avanzate nella produzione agricola. Possiamo produrre su una superficie molto più limitata, meno pesticide, meno come si dice, fertilizer, come si dice in italiano? Concimi, meno concimi. È possibile con un iPhone e dei drone e con il satellite, ogni agricoltore potrebbe fare parte di questo sviluppo. Non è talmente difficile. E soprattutto le nuove generazioni sono abituati di lavorare con queste tecnologie e questa è la rivoluzione nell'agricoltura a cui penso io. E non devi avere una grande superficie per avere la possibilità di fare parte di questo. Ma allo stesso tempo, questi produttori, questi agricoltori dovrebbero anche essere ricompensati per quello che fanno per la natura e la biodiversità. E anche lì dobbiamo avanzare, anche lì dobbiamo utilizzare i mezzi che abbiamo all'Unione Europea e i soldi che abbiamo per questo. Dunque, io credo che c'è la possibilità di creare dei redditi sostenibili per agricoltori anche con piccole aziende. Questo c'è, la scienza può aiutare. E lo stesso con l'acqua. Se vediamo che hanno già sviluppato in paesi come l'Israele, ma anche in Olanda, l'utilizzazione minimalistica di acqua nella produzione. Se facciamo questo in Italia, avremo l'acqua anche potabile per tutta la popolazione, anche con la siccità. Secondo, il costo della produzione è riduito. Terzo, aiutiamo anche la biodiversità e la natura. Anche qui dobbiamo assicurare che le conoscenze già presenti in paesi come l'Israele e l'Olanda siano presi da tutti, in Europa ma nel mondo anche.
figuriamoci che cosa può dare all'Africa se siamo in grado di fare questo. Dobbiamo essere aperti con le nostre tecnologie, aperti con questi sviluppi, non vedere questo come un punto di concorrenza, dicendo io so utilizzare meno acqua, dunque i miei prodotti costano meno, dunque io posso fare concorrenza con quello che non lo sa. No, questo non ci apporta i risultati che vogliamo. Dunque anche qui sull'acqua credo che c'è la possibilità di avanzare, c'è anche la possibilità di utilizzare molto molto meno acqua e di fare anche dell'acqua un'economia circolare. È possibile, le tecnologie sono presenti, non sono sulla pianura necessaria, ma sono presenti. Sulle possibilità di sviluppare l'agricoltura biologica, noi abbiamo aperto la possibilità ai Stati membri di venire con gli eco-schemes, e gli eco-schemes credo darebbero la possibilità di fare quello che dice la signora Bastioli. Dunque io mi chiedo, e lei mi deve mandare le informazioni, a quale punto l'eco-schemes che abbiamo trattato con l'Italia non diano la possibilità di fare quello che lei chiede. Se non c'è questa possibilità, sono aperto a un dialogo con le autorità italiane per vedere che cosa possiamo fare per cambiarlo. Questo per me è importantissimo, vari paesi lo hanno incluso negli eco schemes, dunque c'è questa possibilità.